Inquadrato Alberto Spagnoli, 22 gol, miglior marcatore della Serie B. Ben ritrovati amici di Cabino 90. Oggi le ultime due partite di questo campionato fin qui avvincente da parte dei dorici. Oggi un'intera città, un'intera tifoseria cerca di raggiungere i playoff che ci consentiranno di provare a salire in Serie A. Non sarà facile per la squadra biancorossa di Mister Colavito, ma i ragazzi ci proveranno. Eccola qua la classifica, siamo settimi a 53 punti, vincendo contro il Genoa in questa partita ci qualificheremo matematicamente per i playoff. Prima però di andare in telecronaca e affrontare questa partita, vi ricordo di continuare a supportare il canale, ragazzi, come state facendo in tanti, di lasciare un like al video e di attivare la campanellina per non perdervi questa fantastica serie con l'Ancona. Andiamo subito in telecronaca perché ci aspetta una partita fondamentale. L'Ancona vuole raggiungere l'obiettivo prefissato all'inizio stagione, raggiungimento dei playoff, poi vedremo se la squadra dorica riuscirà a salire oppure no in Serie A, però l'importante è partecipare, come ci ha chiesto anche la società negli obiettivi. E Kuban, non sarà facile, nonostante il Genoa sia già matematicamente in Serie A. Albert chiude Fernandes, si rifugia da Handanovic, bella palla per Mezzoni che non riesce a controllarla nel modo giusto e se la trascina fuori. Rimessa laterale per il Grifone, si borra, palla dentro, chiude Mezzoni, Mezzoni parte anche Petrella sul lato destro del campo, servito Spagnoli, Petrella, ancora Spagnoli, duellano due, pallone di ritorno per Petrella che prova il traversone, chiuso da Pajas in calcio d'angolo, il primo della partita, Di Massimo con l'interno del piede destro, pallone dentro, chiude e Kuban addirittura, occhio perché il Genoa ha i velocisti là davanti a non farci trovare impreparati su questi corner, palla dentro d'Eramo di prima per Spagnoli, era chiuso però non è riuscito il passaggio filtrante di Michael D'Eramo e il Genoa si riversa in avanti, ma Martina bravo in chiusura, va a servire Mezzoni sul lato destro del campo, Paolucci pressato e fermato da Strootman, bravissimo Mondonico che va a commettere fallo però su Ekuban, punizione per il Genoa già battuto, Strootman, pallone nel mucchio, allontana l'Ancona, poi D'Eramo, Spagnoli si addormenta mentre stava per allontanare la sfera, ci prova il Genoa adesso con Albert, è fuori gioco però di Ekuban, punizione per la squadra biancorossa, Fernandes, Martina, D'Eramo di prima, Di Massimo, poi Spagnoli prova a far correre Di Massimo che va via sul lato sinistro del campo, palla in mezzo, chiuso Di Massimo ancora, aspetta D'Eramo di tacco, Schiattarella che carica il destro da fuori, Murato, la palla che viene recuperata da Paolucci, che è successo? Fuori gioco, c'è un fuori gioco forse, un fallo, un fuori gioco, non ho capito cosa sia ben successo, l'arbitro è andato a fischiare grazie all'intervento del primo assistente del guardialinea, Paolucci va a recuperare la palla importante, serve Petrella, è partito Spagnoli, bravo a proteggere, poi a provare a girarsi, l'attaccante biancorosso viene fermato però da un'ottima retroguardia del Genoa, Pajas, lancio lungo in direzione di Gudmundsson, chiude Alessandro Martinez, si rifugia da Handanovic, Samir Handanovic che con le mani torna da Martina e Kuban. Pressano alti il Genoa e noi non possiamo addormentarci così su queste palle. E Kuban, palla per Badei, dentro Handanovic, la fa sua e rimette in movimento Petrella, palla profonda per Spagnoli, troppa fretta in questi passaggi, si vede, dobbiamo ragionare di più, ci prova il Genoa, traversone del numero 93 da dimenticare, non ho visto di chi si trattasse, Mondonico, mamma mia come pressano, a tutto campo, Martina prova l'accelerazione, palla dentro per Spagnoli, sporcata, però si addormenta Maximovic, Spagnoli prova al destro, sporcato da Maximovic in chiusura che va a recuperare su Spagnoli, angolo per l'Ancona, Petrella col mancino, la mette dentro per Fernandes, chiude Albert, secondo calcio d'angolo consecutivo, sempre Petrella,
Stavolta il cross è un po' più lungo per la testa di Alessandro Martina al minuto 40. Si sblocca il parziale al De Conero, cari amici. Ancora uno, Genoa 0. Ha segnato Alessandro Martina sotto la gradinata. Guardate qua, i tifosi biancorossi in festa. Gran gol di Martina. È il secondo gol in campionato, se non ricordo male. Di testa la difesa del Genoa si addormenta. E non lo marca nessuno. Il più basso è andato a segnare, uno dei più bassi insieme a Petrella. Alessandro Martina, bel gol di testa. Ancora 1 Genoa 0. Esulta così il terzino ex pistoiese, secondo gol in campionato per Martina al 41esimo esatto del primo tempo. L'Ancona è in vantaggio per 1-0. Risultato importante. Ma ora dovremmo essere bravi a non farci prendere dall'ansia, perché Genoa pressa veloce. Noi dovremmo essere bravi così a farla girare ed eravamo atterrato. Occhio perché c'è una croce su Michael Deramo. Speriamo che non sia un infortunio grave. Qua Schiattarella prova, è scivolata sul Dalbert. Non lo ferma nessuno. Eboa, Eboa. No, no, destro centrale Handanovic. Qua si continua a giocare, 93esimo, 48esimo ormai, oltre l'unico minuto di recupero. Butta via, oh, bravo Handanovic. Finisce qua però, ragazzi. Il primo tempo, e adesso tocca il pallone per Mezzoni. Pallone Petrella. Si fa vedere Paolucci. Controllo così così, bravo Spagnoli che la va a recuperare. Schiattarella, no, passaggio brutto in direzione di Deramo. Era facile quella linea di passaggio. Pallone giocato male dalla squadra biancorossa. Albert, c'è cioè Martina, va a commettere fallo. Giusto, giusto il calcio di punizione. Volevo andare a prendere la palla, ma sono andato sull'uomo. E qua rischiamo tanto adesso su questo calcio piazzato. Per il Genoa rete, ha segnato Strootman. 98% delle volte non sbagliano mai, segnano sempre. Ci ho messo a Martina, devo metterci qualcun altro più alto. Nel portiere Handanovic né Alessandro Martina riescono a tirar fuori dal cilindro questo arcobaleno di Kevin Strootman. 1-1 al Del Conero e Genoa torna in partita. Spagnoli, stop così così. Il Genoa torna in possesso di palla con Ekuban. Ora la squadra rossoblu ha preso fiducia dopo il pareggio di Strootman sul calcio piazzato. Badei prova ad avanzare. Badei, bravo Paolucci che va a chiudere. Dovremmo essere bravi a non disunirci adesso perché sarà importante la testa dopo il pareggio del Genoa. Anche un punto va benissimo, ragazzi. Qua Martina non riesce a chiudere e allontanare questo pallone. Calcio d'angolo per il Grifone. Gudmundsson, pallone nel mucchio. Fernandes, bravissimo che allontana la sfera, ma è sempre il Genoa in possesso di palla. È tutta un'altra squadra adesso nel corso della ripresa. Il parziale è sempre di 1-1 dopo il pareggio di Strootman. Occhio che ci prova la Genoa. Qua Mezzoni si addormenta, la palla che rimane lì. Poi Mezzoni la va a giocare per Petrella. Bravo Petrella che arriva su questa sfera. Tocca per Spagnoli. Di Massimo. Deramo. Con calma l'Ancona. Paolucci di prima intenzione. Spagnoli che prova a girarsi. Viene anticipato però dal suo diretto avversario. Occhio perché è veloce qua Ekuban su Martina. Ancora Ekuban, mamma mia, non si tiene. Palla dentro Mondonico, poi Schiattarella. Qua non riusciamo a spazzare questa palla. Ci prova Genoa con la conclusione di Eboa, da dimenticare. Fuori Schiattarella, dentro Ochoa, 70esimo nel corso della ripresa. 1-1. Ci vuole il gol del 2-1 per stare tranquilli e andare definitivamente ai playoff. Spagnoli aspetta l'arrivo di Di Massimo. Ancora Di Massimo. Spagnoli parte Deramo. Lo va a servire. Chiude Ilsanker. Ottima chiusura del difensore del Genoa. Con Deramo che si era proposto per vie centrali. Evjen tocca indietro per Pajac. Ancora Evjen di tacco. Tocca per Pajac. Palla dentro. Sporcata da Mezzoni. Insiste
il Genoa, poi Mondonico preferisce Handanovic che allontana la sfera in direzione di nessuno, però c'è Maximovic, ancora un po' stanca in questo finale di gara. Occhio il Genoa con Albert, pallone dentro, Mondonico la spazza via di Massimo di testa, la va a toccare per Spagnoli, atterrato così senza fallo, 81esimo sul cronometro, non usciamo più. Petrella entra a taccia sul difensore del Genoa, l'arbitro lascia proseguire per la regola del vantaggio. Qua occhio a Martina perché già sei ammonito. Albert ci prova il Genoa a spingere, bravo Martina, la fa sua questa sfera e prova a ripartire adesso. Davanti a sé si fa vedere Deramo. No, che pallaccia per Spagnoli. Poteva darla meglio, potevamo darla meglio. Non riusciamo più a tenere palla, non riusciamo più a tenere palla. Mondonico, rischiamo tanto qua se non la spaziamo. Ancora dentro. No, se l'è allungata Fernandes. Poi Ochoa, la palla che rimane lì, coda rete. E il Genoa la va a vincere. Al minuto 89, ragazzi. Incredibile. Da portarcela a casa nel primo tempo, secondo tempo disastrosi, c'è poco da dire, non abbiamo fatto nulla. Finisce qua il Del Conero. 2-1 per il Genoa e adesso si mette male. Dovremmo vincere per forza allo stirpe di Frosinone. Prima o poi doveva succedere. Si interrompe l'imbattibilità della squadra biancorossa. Dopo gli ultimi due episodi andati molto molto bene, hanno meritato di vincere, c'è poco da fare, nella ripresa sono venuti fuori bene loro, ci rifaremo. E adesso prima di andare in campo sarà fondamentale andare a vedere la classifica, perché poi c'è il Pisa, è rischioso, no, il Pisa 50, se noi dovessimo pareggiare 54. Però vincendo il Palermo, se va a perdere, potremmo arrivare sesti. Quindi forza, forza, ancora è tutto in gioco. Andiamo alla conferenza pre-gara contro il Frosinone allo Stirpe e poi si va in campo, ragazzi, per l'ultima partita di campionato. Se dovessimo giocare i playoff, naturalmente venerdì non perdetevi l'episodio numero 14 con l'Ancona. Non perdetevelo perché venerdì sarà importante. Giocheremo per vincere. Naturalmente se giocheremo ai playoff, se no si farà il mercato venerdì, ragazzi, che vi devo dire. Però io mi auguro che li facciamo. Dobbiamo pensare a giocare bene. Andiamo all'ultima domanda dei giornalisti. Non commetteremo gli stessi errori fatti con il Genoa. Ce lo auguriamo un po' tutti. Tutto è pronto allo Stirpe di Frosinone, ultima partita di campionato di Serie B. Siamo pronti a scendere in campo contro un Frosinone che sarà affamato di punti perché per andare ai playoff deve vincere oppure deve sperare che il Pisa dietro non batta la sua, non vinca il suo incontro. Ecco, adesso non so con chi giochi il Pisa, ma. Però noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Bella palla di Di Massimo, Spagnoli, destro! Ha segnato ancora lui, Alberto Spagnoli, ancora uno, Frosinone 0, al sesto minuto nel corso del primo tempo. La sblocca subito la squadra di Colavito. Guardate qua, difesa del Frosinone da rivedere. Di Massimo, poi Spagnoli fugge per vie centrali, destro, sotto la traversa, nulla può Turati, l'estremo difensore Ciociaro. E Spagnoli porta in vantaggio l'Ancona. Se non erro, 24esimo gol in campionato. Anzi, 23 in campionato. 23 in campionato in 37 partite. Perché ha saltato solo un incontro in questo campionato avvincente di Serie B. Per un problema al piede, se non erro, 5 giorni. Ma parliamo di ottobre. Ottobre-novembre, era quei mesi lì, 5 giorni, mamma mia, intanto ci prova a rispondere subito il Frosinone, bravissimo Andanovic, partita vincente, partita bellissima, Spagnoli atterrato così, da Roden, punizione più che giusta direi, Fernandez, Mondonico, no, fortuna, l'avevo visto che avevo sbagliato, stato somaro io in questa occasione, Oyono, Insigne. Il Frosinone si riversa in avanti, Roden, ma parte Garritano, non lo ferma nessuno, salta Fernandes, Samir Handanovic, dice di no,
A Garritano dopo un'azione solitaria, guardate qua come va a saltare Fernandes, poi esterno destro con il collo pieno, va a impensierire il nostro portiere Spagnoli dall'altra parte. Incredibile, possiamo andare in contropiede. Partito Petrella. Ah, me la sono portata troppo sull'interno e ce l'hanno ripresa. Però bravo Martina qua. Stanno sbagliando un po' tutti in questo tratto di match. Paolucci. Tocca per Petrella. Si inserisce Paolucci. Si fa vedere Spagnoli, Spagnoli destro per il 2-0 dell'Ancona al 21esimo minuto, 50 sono i secondi ragazzi, Ancona 2 Frosinone 0, 24esimo gol in campionato per Alberto Spagnoli che esulta così dopo un'azione incredibile, partita da Petrella, Paolucci, Spagnoli, piattone morbido che trafigge Turati. Frosinone sotto di 2 in casa allo Stirpe e per noi sarebbe una vittoria fondamentale, fondamentale. Occhio perché non è finita però ragazzi, c'è ancora tanto da giocare, siamo solo al 25esimo, Mezzoni prova a servire Petrella in velocità davanti a sé, viene fermato da un difensore Ciociaro, poi Matarese, insiste la squadra di casa sul settore bacino del campo, Garritano di prima intenzione serve Caso, occhio, Garritano destro rete, ha segnato il Frosinone che ritorna in partita, al 27esimo minuto esplode lo Stirpe. E qua non ci voleva proprio, ma è una partita bellissima, c'è poco da aggiungere. Capovolgimenti di fronte sia da una parte che dall'altra. Tre gol in mezz'ora e lo Stirpe adesso si infiamma. Dovremmo essere bravi, intelligenti a non forzare le giocate. Dovremmo essere bravi a farla girare e aspettare l'avversario. Fernandes tocca in direzione di Martina, a sinistra Di Massimo la controlla. Prova a salire Deramo di prima attenzione per Spagnoli. Non sa chi servire, Spagnoli. Andiamo a sbagliare qua in pressione il Frosinone su Spagnoli, in due addirittura. Sull'attaccante biancorosso. Andiamo a perdere una palla importante. Il Frosinone si riversa in avanti con Roden. Controlla la sfera, va a sbagliare. Un passaggio facile, ma sbagliamo anche noi con Deramo. Troppi errori adesso. Che potrebbero costarci cari, bravo Mondonico. No, guarda che fortuna, Garritano. Garritano, l'autore del 2-1, destro a lato la conclusione. Garritano, problemi per Mondonico. Speriamo non sia nulla di grave. 37-38 ormai sul cronometro. Nel corso del primo tempo, 2-1 allo Stirpe per l'Ancona. Qua Martina va a sbagliare. Un passaggio facile, facile in direzione di Massimo. Poi Schiattarella si fa rubare palla. Siamo andati un po' in tilt dopo il 2-1, ma siamo avanti noi, ragazzi. Non dobbiamo fare questi errori. Rete, arriva il gol di Matarese al minuto 42. Niente, dai, fuori Mondonico, dentro De Santis. Clamoroso. Avanti di 2 fino al 26esimo, dal 27esimo ci siamo fatti rimontare 2 gol dal Frosinone. E ora non dico che si mette male, ma qua andiamo ancora a sbagliare. La squadra si è un po' disunita. Si è disunita la squadra. 45esimo. Frosinone spinge. Grazie alle falcate di Garritano. Oiono. Palla dentro, Martina chiude. Finirà qua il primo tempo, esatto. 2-2 allo Stirpe tra Frosinone e Ancona. Una partita bellissima. E adesso ci vorrà la migliore Ancona possibile. Non dobbiamo demoralizzarci assolutamente perché c'è ancora tutto il secondo tempo. Siamo 2-2. L'importante è non essere sotto perché sennò si mette male la cosa. Petrella prova a puntare il suo avversario. Matarese lo chiude. È cresciuto il Frosinone e l'Ancona. Si è quasi, non dico rilassata, ma forte del 2-0, forse ci siamo un po' sciolti. Occhio, Insigne, non possiamo perdere però. Insigne, mamma mia, De Santis ha murato la conclusione dell'attaccante del Frosinone. Qua Handanovic cerca Spagnoli, fermato, poi Schiattarella la prova a recuperare. Su Sampirisi non ci è riuscito il mediano biancorosso. Boloca, palla dentro.
Mamma mia, butta via Fernandes col mancino e adesso è un assedio del Frosinone. Siamo in affanno, ragazzi, è ufficiale, siamo in affanno, non usciamo più. Insiste il Frosinone, Insigne. Palla dentro Martina. Ah, se la porta fuori. Forza ragazzi, svegliamoci, stiamo dormendo e non va bene perché il Frosinone ha preso campo e fiducia. Paolucci di testa, allontana la sfera. Prova al destro, Murato, Mezzoni. Ma che lancio è? Ho lanciato, la palla è rimasta lì. Insiste però adesso, l'Ancona che esce da un momento difficile. Di Massimo, Spagnoli, parte Di Massimo sul lato sinistro del campo. C'è Spagnoli centrale, lo va a servire. Incredibile Spagnoli, è andato a perdere una palla non da lui lì. Assolutamente, il Frosinone torna in possesso di palla con Garitano. Bravo Fernandes in chiusura, poi Deramo. Di Massimo prova a spartire Spagnoli davanti a sé. Pallone troppo lungo. Sampirisi rischia qualcosa, ma è bravo. Schiattarella di testa, non riesce a servire Spagnoli che prova a recuperarla. Pallone giocato lungo. Mezzoni in chiusura. Torna ad Andanovic. Centralmente Fernandez. Proviamo a distenderci con Martina. Qua rischiamo qualcosa perché il Frosinone pressa alto. Mezzoni. Petrella, fin qui oscurato Petrella. Petrella ora si propone sul lato destro per Petrella, sinistro! Sotto la traversa per il 3-2 dell'Ancona, ragazzi, al minuto 69. Va a esultare così sotto il settore riservato ai tifosi dorici. Ancona 3, Frosinone 2, il gol che non ti aspetti perché dopo il 2-1 siamo spariti dal campo, ma qua c'è un errore clamoroso dell'estremo difensore Turati perché la conclusione era centrale di di Petrella. Guardate che errore di Turati. 70esimo, siamo vicini al 70esimo, 20 minuti più recupero. Torniamo avanti per 3 reti a 2. Sarà un finale incandescente qua allo Stirpe. Ora abbiamo preso coraggio, forse il Frosinone si è un po' lasciato andare, ne dobbiamo approfittare. Con Martina, tocca a sinistra per Di Massimo, prova ad accelerare Di Massimo sul lato sinistro del campo, si fa vedere Petrella sul secondo palo, allontana la retroguardia Ciociara, poi Deramo di testa, prova a servire Paolucci, non ci riesce, allontana la squadra del Frosinone in fase difensiva, la recupera l'Ancona con De Santis, poi Fernandez allarga il gioco a sinistra da Martina per Di Massimo, chiude Insigne. Rimessa laterale per la squadra biancorossa quando i minuti sul cronometro sono 77 in questo preciso istante. Allo Stirpe 3-2 per la squadra biancorossa. Insiste il Frosinone nel cuore del centrocampo con Boga. Palla per Olivieri, si fa vedere Garritano. Garritano insiste, entra in aria, pallone dentro. Andanovic dice di no, incredibile. Ma che partita stiamo vedendo, ragazzi! Che partita, Spagnoli. Siamo già dall'altra parte. Contropiede della squadra biancorossa. Si propone anche Deramo per vie centrali, lo va a servire Deramo a tu per tu, destro sul fondo, incredibile cosa ci siamo divorati. L'Ancona si è divorata il gol del 4-2 che poteva chiudere definitivamente la partita. Andiamo però in questo secondo tempo a fare i cambi all'82esimo minuto esatto. Andiamo anche a cambiare il solito modulo, il 4-3-3 offensivo. Spagnoli lì davanti non ce la fa più, ragazzi, quindi dovremmo andare a toglierlo. C'è poco da fare. Togliamo tutto, cambiamo tutto il centrocampo dentro Ochoa, Rizzo e togliamo Di Massimo dentro Lombardi, cambiamo tutto. Ah no, niente, abbiamo fatto 5 cambi, nulla, nulla. Quindi lasciamo così com'è. Di Massimo e Petrella con l'inserimento di Moretti, punta centrale. Spagnoli stanchissimo, non ce la fa più lì davanti. 8 minuti più recupero al 90esimo, ragazzi. Stiamo arrivando alla fine di un match incredibile. Qua allo Stirpe, l'Ancona che vuole andare ai playoff piazzandosi nel miglior modo possibile d'angelo. Aspetta l'arrivo di Rizzo. Destro! Si oppone Turati. Conclusione debole da parte di Rizzo. Angolo per l'Ancona. Sarà importante non perdere palla qua. Di Massimo dalla bandierina. Colpo di testa, allontana però la difesa del Frosinone. Di Massimo la riporta sul mancino. Prova il controcross. Sbagliatissimo. Qua rischia un po' il Frosinone. Un batti e ribatti. Poi Oyono. Prova a recuperarla. Bravo Moretti che ci mette il petto e quindi riesce un po' a trattenere il Frosinone ancora nella sua area. Poi Mezzoni addirittura.
La stava per recuperare. 2 minuti di recupero. 12 secondi sono passati dall'inizio del recupero. È 3-2 per l'Ancona. Samperisi, assedio finale Frosinone, che va a sbagliare un passaggio importante. Poi Di Massimo, palla per D'Angelo. Anzi, Ochoa, D'Angelo prova a portarsela sul mancino. Carica il sinistro D'Angelo! È un arcobaleno! E la chiude così. Filippo D'Angelo, la disperazione dei giocatori del Frosinone che si sdraiano tutti al tappeto. Che gol ha fatto Filippo D'Angelo! Ancona 4, Frosinone 2. Siamo ufficialmente ai play. Mamma mia, che partita da infarto, ragazzi! Se soffrete di cuore, non guardate questa partita. Ma cosa ha fatto l'arcobaleno di Filippo D'Angelo? Ancona 4 Frosinone 2, bellissimo. Il sinistro chirurgico del giovane, preso dal vivaio. L'esultanza incontenibile in panchina di mister Gianluca Colavito. Siamo alla fine ormai. Eccola qua, il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine di questo match. E l'Ancona che può festeggiare il piazzamento, comunque ai playoff, l'accesso ai playoff più che il piazzamento. Sono stordito, ragazzi, dopo una partita del genere incredibile, perché la potevamo anche perdere dopo il 2-2, ma siamo stati bravi Innanzitutto la ringrazio a non tutti i giocatori della affondare, squadra ecco. realizzata. Andiamo al post gara, mamma mia, è tutto merito dei ragazzi, è tutto merito di loro. E ora l'Ancona può sperare di fare dei playoff belli. C'è poco da fare, di essere protagonista in questi playoff. Nel calcio tutto può succedere, dice Gianluca Colavito. Spagnoli è stato straordinario, c'è poco da fare. Tabellone della qualificazione playoff, promozione ragazzi, ci giochiamo tutto al Renzo Barbera contro i Rosaneri, i Rosanero, mamma mia, quindi non c'è né andata né ritorno, partita secca, penso che dovremmo solo vincere. Intanto nell'altro match, come potete vedere da questa immagine, il Venezia è andato a perdere in casa contro il Cagliari 3-2, noi però torniamo indietro e io per questo episodio, ragazzi, chiudo qua, vi aspetto venerdì per iniziare i playoff. Io vi ringrazio di essere stati con me, di aver visto questo video, vi ricordo di condividere e far iscrivere più gente possibile. Ciao a tutti, ci vediamo venerdì per Palermo e Ancona, sperando di continuare i playoff. Ciao!